Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un Giulia risponde alle domande. Vi ho chiesto su Instagram di farmi le domande e appunto rispondo in questo video. Come al solito cercherò di rispondere a quante più domande possibili, ma non so se riuscirò a rispondere a tutte perché sono davvero tantissime. Se a qualche domanda ho già risposto in altri video, magari cercherò di non rispondere anche qui, altrimenti ripeto sempre le stesse cose. Potete comunque andare a vedere gli altri video, ho fatto proprio la playlist dei video Q&A, quindi se vi interessa sapere un pochino di più su chi sono, quello che faccio, in generale, vedere come rispondo alle vostre domande, potete andare a vedere gli altri video. Se vi piace il trucco che indosso in questo momento e non l'avete visto, ho fatto già il tutorial che è uscito qui sul canale, ve lo lascio cliccabile qui. È il tutorial che ho realizzato per Capodanno, mi piace tantissimo, anche se credo che lo devo togliere a breve perché ho delle cose da fare, ma mi dispiace un sacco perché questo trucco mi piace davvero tantissimo. Forse lo rifarò appunto per Capodanno, comunque uno di questi giorni. Il video di oggi sarà come al solito super chiacchiericcio, spero che non duri troppo, però so già che durerà tantissimo. È la premessa di ognuno di questi video. Madda01, che ha un fisico pazzesco, credo che lei sia una super personal trainer, mi chiede, rimanendo in tema Natale, che regalo vorresti più di tutti? Allora, quest'anno in realtà non ho tipo, non lo so, solitamente arrivo a Natale e dico, oddio, vorrei troppo quella cosa, vorrei davvero tantissimo. Quest'anno l'unica cosa che vorrei è un po' di relax. Solo questo, nient'altro, anche se questa cosa non si potrà avverare perché sto lavorando su delle cose che poi vedrete, ma non vi dico niente. Ci sto lavorando da un sacco di tempo e spero che nel 2019 finalmente riuscirete a sapere di che cosa si tratta. Comunque, quest'anno non voglio assolutamente niente di materiale, non mi interessa, voglio passare un po' di tempo con la mia famiglia e vorrei un po' di relax. Mi piacerebbe andare in vacanza qualche giorno, ma per motivi proprio di tempo mi è impossibile farlo. Quindi questo è il regalo più grande che vorrei quest'anno. Gab Ceraqua mi chiede: sei felice in questo periodo? Sì, sono felice ma stanchissima. Donatella Riso 1. Non mi fa vedere tutto il nome, quindi perdonatemi se ve lo dico sempre, se magari non dico esattamente il vostro nome. Mi chiede cosa farai a Natale? A Natale siamo qui, alla vigilia vado a casa di Andrea con la sua famiglia, invece a Natale siamo qui e stiamo invece con la mia famiglia, facciamo un giorno di qua e un giorno di là come tutti gli anni. Allora, Annarita Colizzi, che è una ragazza carinissima, mi scrive sempre in privato, mi chiede dove e con chi trascorrerai le festività e quali sono i tuoi buoni propositi per il 2019. Allora, appunto, le festività. Facciamo un po' di qua, un po' di là, credo che in realtà il 26 lavorerò, cioè siamo a questi livelli. Non so se riuscirò a staccare anche il 26, anche a Capodanno credo che lavorerò, non lo so, un po' quest'anno è un po' così. E i buoni propositi per il 2019 sono tante cose però di cui non posso parlare. Quindi ce ne ho tanti di buoni propositi, ovviamente vorrei che il canale crescesse ancora di più, siamo vicinissimi ai 50.000, vi immaginate? Non lo so se quando pubblico questo video già siamo a 50.000, non penso succederà perché non penso succederà, non credo ci arriveremo, però vi immaginate insomma se il 2019 iniziasse con 50.000 iscritti, ragazzi siamo tantissimi, sono troppo troppo contenta. Diciamo sì, quello che vi posso dire è che vorrei che il mio canale crescesse ancora di più, ovviamente continuerò a fare quello che faccio e niente, questo è quanto per il momento. Allora, anche Chiara mi chiede come passerà il Natale, già ho risposto a questa cosa. Sempre Annarita mi chiede quali regali non vorresti mai ricevere. Allora, sapete quali sono i regali più brutti secondo me che si possono ricevere? Sono quei regali che si vede sono stati comprati giusto così per farti un regalo, cioè io preferisco in realtà non riceverlo il regalo piuttosto che ricevere una cosa che tanto so che sei andata, non lo so, nel primo negozio che ti capitava e hai comprato la prima cosa, cioè secondo me ha più senso fare un pensierino proprio stupidissimo che un regalo che compri così a casaccio. E anche perché poi mi dispiace insomma che le persone devono per forza spendere i soldi perché a Natale si deve fare il regalo per poi comprarmi qualcosa che è buttata lì così, ecco. Se il regalo è pensato anche se poi non ti piace, vabbè,
Va bene, te lo fai andare bene lo stesso. L'unica cosa, anzi, ecco, ve l'ho già detto in altri video, una cosa che proprio non mi piace sono quelle palette natalizie con 6.000 colori che tirano fuori le aziende, che però in realtà c'è poca sostanza. E magari le persone dicono: ah, siccome tu ti trucchi, ti piace truccarti, ti ho fatto questa cosa. Quelle per me sono proprio. E mi dispiace perché costano tantissimo, però anche lì, poi se le ricevi, che cosa ci devi fare? È un grande peccato, però poi non utilizzarle e lasciarle lì a prendere polvere. Mi dispiace un sacco, insomma. Allora, Ro Gra mi chiede fondotinta e correttori per pelli secche. Assolutamente il Bourjois Ultimix Foundation e Concealer. Allora, mi hanno detto, mi piaceva tantissimo per un contorno occhi secco, anche il correttore Fit Me di Maybelline, ma mi hanno detto che non lo fanno più. Su Amazon sicuramente lo trovate, anzi dovrei comprarlo prima che proprio finiscono tutte le scorte. Comunque, il fondotinta è questo, ve lo faccio vedere ormai da anni qui sul mio canale. Se avete la pelle secca e non l'avete ancora provato, non so che cosa state aspettando perché è un fondotinta pazzesco. In tantissimi mi scrivete: Giulia, adesso l'ho provato, ma come ho fatto senza fino ad ora? Lo so, io ve lo dico sempre, ma dovete assolutamente provarlo se avete una pelle secca. Il correttore di Maybelline è questo qui, che è il Fit Me, quello che vi dicevo che hanno levato dalla produzione. Un altro correttore che potete provare è questo qui, sempre di Bourjois, praticamente è la versione in correttore del fondotinta che vi ho fatto appena vedere. Sempre lei mi chiede i migliori setting spray e cipria per pelli secche. Allora, se hai una pelle molto secca puoi provare tranquillamente il Fix Plus, secondo me può darti una bella botta di vitalità appunto alla pelle se è molto secca. La cipria che ti consiglio è questa qui che utilizzo io. Ne ho provate tante altre, le ciprie in generale tendono a seccarmi, ad asciugarmi un po' la pelle, quella è bellissima, però se hai una pelle molto molto secca e disidratata devi comunque utilizzarne pochissima, altrimenti in generale la cipria va a asciugare, quindi se già hai una pelle asciutta quella lo farà ancora di più. La utilizzi proprio per fissare il fondotinta, ne prendi un pelino e la metti così su tutto il viso. Allora, Me and Macaro puntini puntini, sempre non riesco a leggere tutto il nome, mi dice: il tuo Natale più bello? Allora, il mio Natale più bello è stato l'anno scorso e spero che quest'anno sarà ancora più bello. Praticamente l'anno scorso è tornata mia sorella a Natale da Londra, perché lei ha vissuto lì per circa 3 anni e erano tipo 3 anni che non faceva il Natale a casa, quindi l'anno scorso siamo stati a casa, è tornata anche lei, ci sono stati dei parenti che non c'erano da tanto tempo, quindi diciamo è stata un po' la famiglia riunita dopo tanto tempo. Ho organizzato i giochi di Natale che sono stati troppo carini, cioè praticamente sai tipo indovina il film, queste robe qui, e praticamente ci siamo divertiti tantissimo. All'inizio erano tutti: ah, Giulia, che pizza! No, non ci rompere le scatole. Io tipo: no, dobbiamo assolutamente fare i giochi di Natale. Ho diviso tutti i parenti in due gruppi con i cappellini di Natale, insomma, l'ho organizzato come si deve. L'avevo organizzato proprio nei minimi dettagli, anche se qualche giorno prima dovevo finire di organizzare qualcosa, sono stata male, quindi non ero proprio riuscita a fare tutto nel migliore dei modi, c'era stato qualche piccolo problema. Però insomma hanno iniziato tutti: ah no, che pizza, non ci va di giocare. Poi alla fine: no, io ho prenotato per primo, ci devi dare a noi la risposta. Vabbè, è stato un po' così, un sacco divertente. Quindi quest'anno li ho riorganizzati. Tanto ormai quando vedrete questo video Natale sarà già passato, ma poi in generale non penso che i miei parenti guardino i miei video, forse qualcuno sì ogni tanto, ma non penso che guardino questa tipologia di video. Quest'anno praticamente ho scaricato dei pezzi di film, cioè ho preso l'audio di un pezzo di film, farò sentire soltanto l'audio e i due gruppi devono indovinare di che film si tratta. Poi un'altra cosa che ho organizzato, devono tipo scrivere, questo è difficile da spiegare, praticamente devono scrivere più film che possono, che però hanno almeno 6 episodi. Una cosa del genere. Ho organizzato, non so se voi l'avete mai visto quel programma che è carinissimo su Rai 2 della stanza inclinata, e ho scritto delle frasi su dei cartoncini, una persona si deve mettere le cuffie con la musica altissima e deve leggere il labiale della persona che sta in squadra con lui, quindi deve indovinare la frase leggendo solo il labiale.
Questo è quello che ho organizzato quest'anno. Oddio, forse questa risposta sono tipo 6 minuti che sto rispondendo. Comunque, questo è quello che ho organizzato. Non lo so, mi piace un sacco fare queste cose. Poi tutti iniziano, che pizza non ci va, però poi alla fine si divertono tutti quanti. Marianne, spero si dica così, mele, puntini puntini, anche qui non leggo, non leggo tutto il tuo nome, mi dice: quale matita labbra secondo te contiene meglio il rossetto, cioè non lo fa andare nelle rughette? Allora, questa domanda è un po' particolare, nel senso che la matita labbra non riesce a contenere così tanto un rossetto, cioè se il rossetto è asciutto riesce a far presa sulla matita labbra, però fino ad un certo punto. Se invece il rossetto già di per sé è cremosino, diciamo che la matita labbra non è che riesce proprio tanto a contenerlo. Sicuramente dovresti andare sulle matite, quelle waterproof, quelle un pochino asciutte, però se già il rossetto di per sé se ne va un po' per cavoli suoi, non è che con una matita labbra riuscirai a contenerlo. Matite labbra che mi piacciono sono quelle long lasting di Wycon e mi piacciono un sacco anche quelle di Kiko, sono molto carine. Allora, sempre Rogra. Vediamo che cosa ha scritto. Approfitto di questa occasione per farti tutte queste domande. Ti ringrazio perché sei sempre gentile. Grazie tesoro, mi fa un sacco piacere rispondere per questo. Sto iniziando a fare un pochino più spesso questi video perché rispondere su Instagram è sempre difficile, cioè dovrei scrivere dei poemi incredibili. Invece, magari in questi video riesco a rispondere un po' meglio alle vostre domande. Anche questa ragazza che si chiama par.er dice: raccontaci il tuo Natale più bello. PS, sei bravissima, grazie tesoro. E appunto ho già risposto anche a questa domanda. Robby 1982 dice: che mascara usi? Hai delle ciglia bellissime. Allora, grazie, ma non credo oggi ho delle ciglia bellissime, che sono super finte. No, comunque, non so perché su Instagram quando faccio le storie mi chiedete sempre: oddio, ma che mascara hai? È sempre quello che vi faccio vedere, il NYX Worth the Hype. È lo stesso che utilizzo anche qui nel video, però magari facendo le storie con una bella luce e mettendo il telefono così vicino al viso si vede ancora meglio il mascara. È sempre lui, ragazzi, il NYX Worth the Hype. Io non me ne separo più. Anzi, dovrei andare a comprare un tubettino nuovo, forse dovrei prenderne un pochino di più per fare scorta. Mi dice: come mai quando metto le ciglia finte a volte si staccano subito? Può dipendere dal tipo di colla secondo te? Assolutamente sì, può dipendere da tantissime cose. Il tipo di colla come prima cosa, la forma della ciglia, cioè come colla, ragazzi, io vi consiglio di utilizzare la Duo. Tutte le altre colle, non lo so, non mi danno fiducia. Questa qui io la utilizzo, porto le ciglia anche 20 ore consecutive e non si staccano. Un'altra cosa che può influenzare il fatto che si stacchino è la banda delle ciglia, cioè se la banda non è abbastanza curva, quello che succede è che gli angoli tenderanno a staccarsi dall'occhio, quindi ti consiglio di ammorbidire un pochino la banda prima di attaccare le ciglia. Può dipendere dal fatto che non le tagli della lunghezza giusta. Sì, per chi non lo sa, le ciglia vanno tagliate. Ho fatto due tutorial su come applicare le ciglia finte, quindi andateli a vedere se vi interessa. In quei tutorial appunto spiego in dettaglio proprio come metterle, come curarle e tutto quanto. E se appunto la banda è troppo lunga, che succede? Che va dove praticamente c'è la piega, cioè dove l'occhio si piega, dove la pelle si piega. E quindi si staccherà, perché non lo so, come se attacchiamo una roba sul collo, a forza di girarsi, poi la pelle qui del collo si piega, si stacca. Spero di aver fatto un esempio che faccia capire cosa intendo, visto che i miei esempi sono sempre proprio bruttissimi. Può dipendere anche dal fatto che tu non sei abituata a portarle, quindi te le tocchi in continuazione e si possono staccare. Può dipendere dal fatto appunto che strizzi gli occhi e quindi vai a creare una tensione sulla banda che appunto la fa staccare. Martina Bilotta chiede: miglior matita per sopracciglia low cost? Allora, quella di Nabla è il mio amore, non me ne separerò mai. Mi piace tantissimo la Brow Divine di Nabla, sono molto carine anche quelle di NYX, ma praticamente hanno lo stesso prezzo, quindi preferisco comunque prendere quelle di Nabla perché ho trovato un colore che mi piace tantissimo. Attenti perché ci sono magari delle matite, non lo so, quelle di Essence costano pochissimo, ma i colori per sopracciglia li fanno sempre un po' così, non proprio benissimo, cioè mettono tanto arancione anche su colori più scuri, cioè gli manca la parte dei colori freddi.
Non so se sia più facile produrre i colori caldi, quindi non lo so, fanno un marroncino però che è a base arancione. Se io mettessi un marroncino a base arancione, le mie sopracciglia sembrerebbero tantissimo arancioni rispetto ai capelli che invece sono freddi. Quindi, occhio a risparmiare sulla matita se ovviamente avete un budget molto limitato, però poi rischiate di spendere il doppio dei soldi perché non azzeccate il colore giusto. Quindi cercate appunto una matita buona a un prezzo buono, però guardate anche il colore che è molto importante per le sopracciglia. Allora, Alessia.crsr mi chiede: ami il Natale da sempre oppure l'amore è cresciuto nel tempo? Un bacio a te, Alessia. No, diciamo che l'amore per il Natale è cresciuto piano piano, mi sono innamorata del Natale negli ultimi anni, qualcosa del genere, non lo so, fino a che sei piccola, tra virgolette, ti fai un po' trasportare da quello che fanno gli altri. Quando invece sei grande inizi a, non lo so, considerare le feste e quello che ti circonda anche in modo diverso. Quindi ecco, per me il Natale è proprio riunire la famiglia, magari non ci vediamo durante l'anno, però ci vediamo a Natale, quindi sfruttiamo questa occasione per stare insieme, per raccontarci come vanno le cose. Ecco, prendi in mano la situazione perché organizzi dei giochi che fanno divertire tutta la famiglia e questo è quanto. Diciamo che il mio amore per il Natale è cresciuto negli ultimi 3 anni. 4 anni, qualcosa del genere. Prima era sì, ok, una festa come un'altra, invece adesso mi piace tantissimo. Allora, Sharon mi chiede che corsi ho fatto per diventare una makeup artist certificata. Ho già risposto negli altri video, quindi non mi dilungo qui. Ho fatto l'Accademia Professionale di Trucco, però vatti a vedere gli altri video se vuoi sapere più cose su questo argomento, perché ve lo chiedete tantissimo. LightningZ93 mi chiede: qual è il regalo di Natale più brutto che tu abbia mai ricevuto? Ciao, un bacione e buone feste. Buone feste anche a te. E il regalo di Natale più brutto che io abbia mai ricevuto credo è stata una palette di Pupa. Non mi piacciono proprio quelle palette, ragazzi, ma di Natale, di regali brutti ne ho ricevuti davvero tantissimo perché le persone sembrano proprio non conoscere i miei gusti, quindi mi fanno tutti questi regali un po' così a cavolo. Comunque, vabbè, diciamo quello lì, ma potrei dirvi di borse, di vestiti, di robe brutte che ho ricevuto, potrei scrivere un libro. Cosa ami di più dell'atmosfera natalizia? Parlando proprio delle cose materiali, mi piacciono le lucette, i colori del Natale. Mi piace che le persone a Natale si sentano più felici del resto dell'anno e la cosa che però non mi piace tanto è quando passa il Natale, cioè subito dopo, perché è come se improvvisamente tutti ritornino ai ritmi di sempre e improvvisamente svanisce proprio tutta quella magia, cioè tu vai in giro per Natale con tutto che la gente impazzisce in questo periodo, però sono tutti più sorridenti, anche nei negozi sono tutti più tranquilli, anche se poi lavorano il triplo, però magari vai a comprare qualcosa e la commessa, il commesso ti fa anche il sorriso, quando il resto dell'anno ti manderebbe a quel paese. Ma non solo loro, insomma, poi vabbè, dei negozi ne ho parlato tanto in passato e sicuramente ci sono degli ambienti non tanto belli, però in generale le persone a Natale sono molto più felici e la cosa che io vi auguro è di portare questa magia del Natale con voi per tutto il resto dell'anno. Questo è quello che io cerco di fare con me stessa, quindi spero che ci riusciate anche voi, insomma. Allora, Sofia Villi mi chiede: palette perfetta da regalare a Natale per una ragazza bionda con carnagione chiara e sottotono rosa. Allora, purtroppo quando vedrete questo video sarà già passato Natale. Però, ragazzi, se dovete regalare una palette sarò monotona, ma prendete lei come il fondotinta di prima, perché non l'avete ancora provato. Se comprate questa palette non vi servirà più nient'altro, cioè questa è la vita per me. Va bene per chiunque, cioè va bene davvero per chiunque. Per chi vuole un trucco naturale, per chi vuole un trucco carico, per una ragazza bionda, mora, rossa, per una pelle chiara, per una pelle scura, va bene davvero per chiunque. Allora, Giù Colli mi chiede. Anche lei è carinissima, un sacco carina. Mi dice: ciao Giulia, qual combretto luminoso super reperibile adatto per le feste? Super reperibile. Forse potete andare a vedere qualche palette da Sephora.
Oppure, non mi viene in mente nient'altro, forse qualcosina da Kiko, qualche ombretto sbrilluccicoso così. Sapete quelli fatti a ondina? In realtà non li ho mai provati, però tutte le volte che vado, che passo da Kiko li swatch e dico, ah vabbè, la prossima volta li prendo, poi non li ho mai presi. Quelli sembrano molto molto carini e poi sono facilmente reperibili. Allora, per questa domanda, mamme, mettete un attimo in pausa il video perché si parla di Babbo Natale, quindi non vorrei rovinare niente, vi ho avvisato. Martina Bilotta mi chiede come hai scoperto da piccola che Babbo Natale non esisteva. Un abbraccio a te, Martina. In realtà non me lo ricordo esattamente, comunque mi ricordo che alle elementari c'erano in classe mia due bambine che cercavano di convincermi tutto il tempo che Babbo Natale non esisteva. Io tipo, no, ma secondo me esiste. Però non me lo ricordo esattamente, penso che mi abbiano un po' rovinato loro questa magia del Natale, poi è continuata così e crescendo ovviamente ho capito che era qualcun altro a portarmi i regali. L'ho vissuta molto, molto carinamente la cosa di Babbo Natale perché la sera della vigilia lasciavamo un bicchiere di latte e due biscotti sul tavolo. La mattina quando mi svegliavo trovavo questo bicchiere di latte vuoto e delle bricioline sul tavolo, quindi quando ero piccina e mi svegliavo tipo, oh mio Dio, ma è venuto veramente! Era tipo così. E poi è bello perché non avevamo il camino, io tutte le volte gli dicevo, ma come fa questo ad entrare? E mi ricordo che mia mamma mi diceva, entra dalla cappa della cucina, così, non lo so come faceva. Io, ah ok. Però poi dentro di me dicevo, ma come fa a diventare così piccolo? No, vabbè, quelle cose che poi ripensando gli dici, giusto perché sei bimba, puoi pensarlo. Allora, Ilaria MNFRD mi chiede: come vi siete conosciuti tu, Andrea? Ci parli del vostro primo appuntamento? Un bacio. Allora, questa è una di quelle cose che vorrei tenere un pochino privata. Comunque, vi racconto come ci siamo conosciuti. Praticamente, Andrea è un anno più piccolo di me e andavamo allo stesso liceo, quindi è successo e stavamo nella stessa sezione. Quando della mia classe, un sacco di gente è stata bocciata, sono andati in classe di Andrea e si è unito il gruppo delle amicizie della mia classe con quelle della sua classe e ci siamo conosciuti e poi niente, così è nato l'amore. Allora, School Nauaco mi chiede, scusa, sono sicura di aver sbagliato il tuo nome, mi chiede, io sono una di quelli che non festeggia Natale essendo atea, secondo te c'è pregiudizio? Allora, vi dirò una cosa che però spero non vi sconvolga, nel senso che io rispetto tutte le religioni, rispetto il pensiero che possa, cioè, rispetto il pensiero che hanno le altre persone, quindi non vi scandalizzate per quello che vi sto dicendo, neanche io credo a tutte queste cose della religione, quindi ti rispondo semplicemente dicendoti che per me il Natale è una festa per stare con la mia famiglia, per stare insieme, è una festa della gioia, dell'allegria, dell'amore, quindi non bisogna per forza prenderla come una cosa strettamente religiosa, io credo che ognuno abbia i propri pensieri, ognuno può vivere il Natale, la magia e l'allegria del Natale come preferisce. Sì, ok, è una festa religiosa, però per me è un giorno in cui si festeggia la famiglia, quindi sei liberissima, secondo me, di pensarla e di festeggiarlo come vuoi, ovviamente sempre rispettando il pensiero che hanno le altre persone, cioè non è secondo me giusto dire, cioè secondo me non è né giusto che le persone religiose puntino il dito dicendo ah però tu sei atea e quindi non devi festeggiare il Natale, né viceversa, cioè nel senso né che le persone atee puntino il dito dicendo ah però non so siete religiosi quindi che pizza con il Natale, non lo so, non mi viene in mente nient'altro per farvi un esempio, anche perché se poi andiamo a vedere il Natale comunque è una festa in cui si compra tanto, si spendono tanti soldi, in cui c'è l'albero di Natale con le palline e le lucette, quindi non è proprio strettamente religiosa come magari poteva esserlo tanti tanti anni fa, e poi il Natale lo festeggiano in tutto il mondo. Quindi spero di aver risposto a questa domanda. Secondo me non ti devi sentire non ti devi sentire da meno se decidi di festeggiare in modo diverso una festa. Alla fine quello che conta è lo stare bene, lo stare insieme
ed essere felici. Allora, Angela Gai 81 mi chiede: hai mai pensato di andare a convivere? Sì, certo, e ovviamente quando ce ne sarà l'occasione succederà. Federica Scardi puntini puntini, quindi non so il tuo nome, che pizza ragazzi, perché non mi fa vedere i nomi completi, dice: di che colore hai fatto l'albero? Per me oro e rosso tutta la vita. Allora, quest'anno l'albero è una cozzaglia di roba di tutti i colori, cioè praticamente ci abbiamo buttato tutte le palline che avevamo di tutti i Natali, quindi è di un colore indefinito, di una forma indefinita, ci sono palline grosse sopra, palline piccole sotto, ci sono palline blu, gialle, verdi, rosse, fucsia, c'è davvero di tutto sul mio albero. Però io sono una di quelle persone che invece lo farebbe a tema, quindi come dici tu, scelgo un paio di colori e lo faccio di quel colore. Visto che il resto della mia famiglia ha votato per farlo così, ho detto vabbè, facciamolo così. Allora, Lisa Yoko 82 mi dice: potresti darci dei consigli per il problema delle labbra molto secche e screpolate? Grazie, grazie. Con la faccina che sorride, che carina. E allora, le labbra screpolate sono un grandissimo problema, cioè faccio parte anch'io del team labbra secche e screpolate, nel senso che bisogna differenziarle, cioè ci sono le labbra secche e screpolate per genetica, quindi voi non potete farci più di tanto, e le labbra secche e screpolate perché non si beve, perché non lo so, non si trattano bene le labbra, non si mette mai un burro cacao. Diciamo che in generale si possono fare degli scrub, ti consiglio di farlo con lo zucchero, non serve comprare chissà che tipo di scrub. Mettere tanto burro cacao, se non lo fai bere tanta acqua che fa bene oltre alle tue che alle tue labbra anche a tutto il corpo e alla tua pelle in generale. E niente, queste sono praticamente le uniche cose che puoi fare. Però diciamo che se ce l'hai di genetica così, io mi sono un po' rassegnata, nel senso che ce l'ho secche, ho le pellicine che mi vengono sempre fuori. In più sono una persona che si morde sempre le pellicine, quindi ho sempre tutte le labbra spaccate. Sto cercando di non farlo, però è più forte di me, soprattutto quando sto tanto tempo al computer, non mi accorgo neanche di morderle. E niente, questo è quanto. Se qualcuno di voi ha qualche consiglio, ragazzi, scrivetelo come sempre qui sotto nei commenti. In tantissimi ho 6.000 commenti. Che mascara indossi? Sempre l'NYX Worth the Hype. Allora, Chiara MS mi dice: cosa pensi su depottare gli ombretti? Ne ho che mi piacciono molto nelle confezioni pupa regalo. Così, tornando in tema pupa. Allora, se ti va di farlo, perché no? Chi è che ti controlla? Chi è che ti dice che non puoi farlo? Fallo assolutamente. Io è una cosa che non ho mai fatto, quindi non ti so dare nessun consiglio. Trovi sicuramente tantissimi tutorial su come farlo qui su YouTube, quindi vai a vederli e sentiti libera di fare quello che ti pare con le tue cose. Allora, Lea Sweet Donut mi chiede: hai mai recensito il MAC Face and Body? No, in realtà non l'ho neanche mai usato perché il Face and Body è un fondotinta che a me personalmente non piace. Preferisco un fondotinta leggero come quello che vi ho fatto vedere prima. Preferisco mischiare il fondotinta con una crema idratante, ma il Face and Body in generale non mi piace. Avevo quello di Make Up Forever e mi è capitato di utilizzarlo giusto quando ho truccato qualche uomo, sapete, qualche servizio fotografico, robe del genere. Per il resto, sinceramente, non l'ho mai usato. Allora, Eleoni trattino basso, vai. Mi dice: hai una tradizione nel giorno di Natale? No, non credo di avere nessuna tradizione il giorno di Natale. Voglio far diventare una tradizione i miei giochi di Natale, ragazzi, diventeranno una tradizione della mia famiglia. Sono troppo carini, mi piacciono tantissimo. Ora, quando uscirà questo video, ovviamente già li avrò fatti, però magari in un successivo video vi racconterò come sono andati. Uber Kina mi chiede: ciao Giulia, volevo chiederti, usare una matita sotto una tinta labbra fa aumentare ancora di più la tenuta? Sì, potrebbe essere. Ovviamente la matita deve essere bella asciutta, non cremosina, sennò potresti rischiare di fare il contrario. Se metti una matita tanto cremosa sotto a un prodotto che è asciuttissimo, potresti poi far scivolare il prodotto sopra. Quindi utilizzane una asciutta e si potrebbe prolungare la durata del rossetto, ovviamente dipende sempre da che prodotti utilizzi. Quindi provaci e vedi, insomma. Allora, Airalia trattino basso 88 mi dice:
Ciao Giulia, sto facendo un'accademia di make-up and hairstylist. Incrocia le dita per me, sei bravissima, grazie tesoro, le incrocio tutte le dita per te. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, vedrai che sarai bravissima, devi soltanto applicarti e fare tantissima pratica e vedrai che sarai bravissima. More Friendly mi chiede, film preferito? Film preferito, diciamo, sono le saghe preferite, forse Harry Potter è la mia saga preferita in assoluto. Mi piace un sacco Il Signore degli Anelli, mi piace un sacco Star Wars, mi piace un sacco Grinch, ovviamente lo sapete, vi ho fatto una testa così, il mio film di Natale preferito, e questo è quanto. More Friendly sempre mi chiede che musica ascolti. Non sento musica italiana, proprio zero, 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 zero. E io ho un po' l'anima americana, sento tutte canzoni vecchie. Di nuovo quasi niente, e mi piace la musica rock, cioè sulla macchina, in radio, sì, vabbè, ciao Giulia, in macchina, sulla radio sento sempre Virgin Radio, qui sul mio telefono, non so, magari un giorno faccio tipo un video che cosa ho nel mio telefono, che musica ascolto, robe del genere, fatemi sapere se vi può interessare, che applicazioni ho sul mio telefono, quelle non è che nascondo chissà che cosa, non ho niente da nascondere, però magari potrebbe essere un video carino. Gli altri CD, gli altri cantanti, diciamo che mi piacciono, mi piace Ed Sheeran, così una roba che non c'entra niente con quello che vi ho appena detto, mi piace tantissimo Pink, io adoro follemente Pink. E sta facendo il tour mondiale, ma ovviamente non viene qui in Italia, quindi anche questa volta non si va al suo concerto. Spero la prossima volta di riuscire ad andarci, magari, non lo so, andare anche fuori dall'Italia. Allora, Beatrice trattino basso 95 mi dice: a Natale c'è una cosa a cui non puoi assolutamente rinunciare, come una tradizione, cioè rinunciare, ad esempio, una tradizione. No. Non ci sono tradizioni. Allora, una cosa che anche negli ultimi anni è nata qui a casa mia, praticamente è che mio padre fa delle illuminazioni pazzesche, cioè tipo se voi passate davanti a casa mia, secondo me la riconoscete perché sembra tipo una casa di Babbo Natale, c'è cioè un sacco di gente poi ci ha scritto e ci ha detto: ah, ma dobbiamo pagare il biglietto per venire a vedere le luminarie, c'è cioè una roba pazzesca, secondo me. Se ci passate davanti, la riconoscete. Allora, Diego Nunez trattino basso, puntini puntini, quindi sarà tipo Mua Makeup Artist o qualcosa del genere, credo. Mi dice: ciao Giulia, quali sono le tue canzoni natalizie preferite? Un bacio, sei bravissima. Grazie, un bacio anche a te. Allora, le mie canzoni di Natale preferite, aspettate che prendo la mia playlist così ve le dico. Ne ho iniziato a sentire le canzoni di Natale all'inizio di novembre. Cioè, mi volevano uccidere le persone intorno a me e non è lunghissima, infatti forse dovrei integrarla. Se vi viene in mente qualche canzone natalizia, ovviamente non italiana, me lo scrivete qui sotto. Mi piace tantissimo A Holly Jolly Christmas, non so neanche se sono i titoli esatti. Ovviamente All I Want for Christmas is You, quella di Mariah Carey, cioè io la canto tipo ah, 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 così. Sì, sono stonatissima. Questo pezzo lo taglierò forse, non sto scherzando. Una canzone bellissima di Michael Bublé, I'll Be Home for Christmas. C'è Frosty the Snowman. C'è Have Yourself a Merry Little Christmas. Let It Snow. Non lo so, potrei andare avanti per ore e ore. Winter Wonderland, White Christmas, We Wish You a Merry Christmas. Un sacco di roba, me le sento un po' tutte. Allora, Niki Lunardi mi dice: curiosità, si può usare un ombretto shimmer per fare il colore di transizione? Allora, se andiamo a vedere proprio come si dice? Così, se vogliamo essere proprio precisi, in teoria non si potrebbe utilizzare. È una cosa che personalmente non faccio perché non mi piace, però nella realtà, se vi piace, fatelo, quello che vi dico sempre. Magari sì, no, non si può fare perché chissà che cavolo fa, però se vi piace. È un effetto che vi guardate allo specchio e dite: wow, bellissimo! Fatelo, ragazzi, non vi sta a controllare nessuno. Una cosa che mi succede quando incontro magari alcuni di voi che mi fermano per il canale o anche delle persone che non vedo da tanto tempo, comunque in generale persone che sanno che trucco, la prima cosa che mi dicono è: oddio, non mi guardare come sono truccata oggi! E io penso dentro di me, ma io cioè neanche ci avevo fatto caso, io non è che sto lì a guardare il trucco di chi ho davanti perché ha fatto una riga storta, cioè, no, io neanche ci faccio caso. Se me lo chiedete,
perché vi ho davanti e mi dite: ah, ma secondo te come posso fare? Non lo so, questa cosa. Io ve lo dico, ma non è che sto lì a criticarvi o a guardare ogni piccola cosa o guardarvi dalla testa ai piedi perché vi devo criticare. No, non è così. Quindi se mi incontrate, vi prego, non mi dite: ah, non mi guardare come sono truccata oggi, perché. Cioè, non vi preoccupate, non lo faccio, non sto lì a giudicarvi. Allora, Elena Bugnone mi dice: ciao Giulia, puoi dirmi il tuo pregio più grande e il difetto che ti infastidisce di più? Un bacione. Allora, pregio più grande, non lo so, forse non sono neanche io che dovrei dirlo. Forse uno dei pregi più grandi è che sono testarda nel senso positivo, cioè nel senso che se io ho un obiettivo fino a che non ci arrivo, proprio non smetto di fare quello che sto facendo. Pregio negativo è una cosa su cui sto lavorando, io mi arrabbio così. Cioè, adesso sono, ah, wow, poi mi si blocca, mi si attappa la vena nel cervello e divento una bestia. No, cioè, non vi preoccupate, non sulle cose stupide, però ho quei 2 secondi che il mio cervello non ragiona, ovviamente su cose più serie, e divento veramente, boom, mi accendo. Avete presente tipo quello dei Fantastici 4 che fa fiamma, boom, e si accende, faccio tipo così. È una cosa su cui sto lavorando molto e devo dire sono migliorata tantissimo, però mi rendo conto che delle volte ancora può succedere. Quello che faccio, che sto imparando a fare ancora, non ci sono riuscita proprio al 100%, però devo dire, sto migliorando tantissimo, è il tipo fare ah, perché sto per arrabbiare e poi faccio pensa 1, 2, 3, 4, 5, rivedi la situazione un attimo, è il caso di arrabbiarsi? No, ok, allora stai tranquilla e sto cercando di fare in questo modo. Allora, Aurora Ruggeri, vedo che anche lei mi chiede un fondotinta per pelli secche, già ho risposto a questa cosa, mi raccomando, provate quello lì. Allora, Elisabetta trattino basso Rivola mi dice: dici che non mangi frutta, mentre io non ne posso fare a meno. Cosa mangi di solito? Allora, calcolate che ho fatto una storia nel quale provavo a fare tipo lo smoothie alla banana, ma a parte che ho fallito totalmente, è uscito fuori tipo un frullato indefinito al sapore di banana. Però, appunto, in quella storia dicevo che io non mangio assolutamente frutta, l'unica cosa che mi piacciono sono le fragole. Le fragole però non zuccherate, senza limone. Neanche tanto a pezzi, magari sì, col cioccolato alla panna potrei starci, però in generale mi mangio le fragole proprio così intere e quella è l'unica frutta che io mangio. Lo so, non prendete esempio da me su questa cosa, non l'ho mai mangiata da bambina, cioè fin da quando ero bambina. I miei ci hanno provato in tutti i modi a farmela mangiare, cioè veramente poverini ci hanno provato davvero in tutti i modi, io non l'ho mai voluta mangiare. E anziché fino all'incirca 18 anni non toccavo niente di verdura anche. Poi, vabbè, 18 anni un po' cambiato tutto, adesso di verdura mangio quasi tutto, però di frutta proprio niente. In generale, però, vi posso garantire che è un'alimentazione molto molto sana, anche se qualche schifezza qui e lì ce la infilo, perché, vabbè, ragazzi, non è che si può morire senza mangiare cioccolato o cose buone. Allora, ultima domanda, Marti.frig dice: marca di rossetti matte preferita per durata e portabilità? Allora, rossetti matte preferiti, andrei su rossetti liquidi e già ve ne ho parlato in un altro video. Mi piacciono molto quelli di Sephora, quelli di Jeffree Star e quelli di Gerard Cosmetics. Sono in assoluto i miei rossetti liquidi preferiti. Sono molto carini anche quelli di Nabla. Sto testando anche quelli di Dose of Colors, cioè in realtà ho solo un colore, però mi sembra molto carino. Sono molto belli anche quelli di Maybelline. E niente, spero di averti risposto. Poi di rossetti ce ne sono infiniti, quindi sicuramente ognuno ha le sue preferenze. E niente, ragazzi, il video di oggi è terminato qui. Spero davvero tanto di avervi tenuto compagnia. Ma non so, questo sarà l'ultimo video dell'anno. Fatemi controllare il calendario. No, non sarà l'ultimo video dell'anno perché ne farò un altro lunedì. Vedrete questo video di sabato 29, quindi gli auguri ve li faccio il 31. No, sto scherzando, ragazzi. Vi auguro un felicissimo Capodanno, vi auguro una felicissima fine dell'anno e inizio del nuovo.
E spero tanto che per chi ha avuto un cattivo anno il prossimo possa essere migliore. Spero per chi ce l'ha avuto bello il prossimo possa essere ancora più bello. E niente, vi auguro delle buone feste, vi mando un grandissimo bacione e grazie come al solito per aver guardato il mio video, siete davvero tanto importanti per me. Ciao!